Chiedo che si presentino qui, che chiedano scusa perché è una bravata, cioè non è che sono venuti qua con l'intento di sfondare e spaccare tutto per rubare, hanno fatto una bravata, si scusano, ripagano il vetro, vanno a fare un po', mi piacerebbe andare a fare un po' il servizio sociale al canile. Era stato questo l'appello di un tabaccaio aretino rivolto direttamente ai giovani vandali dopo la spaccata. Purtroppo però le scuse non sono mai arrivate, anzi, a distanza di nemmeno 48 ore i distributori automatici che si trovano fuori dalla tabaccheria in via Marco Perennio sono stati presi di nuovo di mira. Lo scorso venerdì alcuni giovani avevano preso a calci uno dei distributori. La cosa che dispiace è che è un danno. Io penso che se svuoti questo qui ci sarà dentro 1000 euro di merce, cioè hai fatto 2000 euro di danni, giorni di beghe per me, per se l'aprivi rubavi tutto forse 1000 euro. Questi reati creano nelle persone veramente un terrore nella notte quando non sono presenti e creano veramente un danno psicologico alle persone. A distanza di due giorni il tabaccaio si è trovato punto a capo. Altri vandali, quelli della scorsa volta infatti non c'entrerebbero nulla, hanno preso di mira lo stesso distributore. Adesso l'amaro sfogo su Facebook. Sabato sera racconta nemmeno 48 ore dopo quello che era successo giovedì, per circa 30 minuti filati, 5 ragazzi. I ragazzi hanno cercato di scardinare di nuovo lo stesso distributore automatico, provocando un'altra crepa nella parte alta e rischiando di mandarlo in frantumi, creando per tutti gli avventori un serio pericolo. La tabaccheria, conclude, deluso, arrabbiato ed amareggiato, è ufficialmente in vendita.